Minuti dopo le 7 del mattino, buona giornata da Giuliani, Le Grenzie di Aco. Allora, Galanto, il social corner. Il tema Sargento divide ancora e non poco. Come sapete, RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. E cosa dicono i più giovani? Ovviamente c'è ancora il tema in tendenza, fondamentalmente l'ondata è favorevole all'esclusione da X Factor da parte di Asia Argento. Sono veramente pochissimi i commenti a favore, per dire basta moralismi, teniamo Asia Argento perché la vita professionale è diversa da quella privata. Abbiamo fatto questa premessa perché il sito l'inchiesta.it, diretto da Cancellato, ha preso una posizione impopolare in queste ore, a firma di Bruno Giurato, capeggia questa posizione nell'home page. Il titolo è: vogliamo Asia X Factor senza se e senza ma. Perché Cancellato? Buongiorno. Francesco? Cancellato? Non lo sentiamo. Niente, il silenzio adesso, però la dice lunga. È stato un silenzio. Senza se e senza ma. No, in realtà era un silenzio tecnico. È cascato tutto. Perché è cascata la linea. Lo recuperiamo. Adesso. Ce l'abbiamo, Francesco. Ci sei? Pronto? Eccoti qua, buongiorno. Buongiorno. Cancellato, allora, sulla home page dell'inchiesta appare una posizione stra impopolare, almeno rispetto a quello che i più giovani dicono sui social sul caso Asia Argento. Il titolo che di questo pezzo è: vogliamo Asia X Factor senza se e senza ma, ed è firmato dal collega Bruno Giurato. Perché avete preso questa posizione? Perché riteniamo che da un lato, perché riteniamo che le ipocrisie, diciamo, di questo scandalo, diciamo, abbiano tracimato il livello consentito. Mi sentite? Sì, sì. Bene. E in secondo luogo riteniamo che Asia Argento in qualche modo, diciamo, è esattamente al pari di altri attori, di altri soggetti colpiti dallo scandalo MeToo. Io adesso ricordo Fausto Brizzi, per dirne uno, sono stati giudicati preventivamente anche in funzione, diciamo, di accuse che poi si sono rivelate infondate. Io penso che la giustizia debba fare il suo corso, penso che i tribunali morali non siano, diciamo, però Francesco, scusami se mi permetto, ma qui abbiamo in campo il pubblico ministero, cioè l'Argento, che ha fatto l'accusatrice che sembrava quella dei tribunali sovietici. Non, è una differenza non da poco con il caso Brizzi, francamente, o no? L'Argento sicuramente, diciamo, può essere tacciata di ipocrisia, ma non eviterei di pensare, diciamo, al caso Bennett come una condanna preventiva, in qualche modo. Che sì, sì, però Fulvio ti ha detto una cosa giusta, cioè nel senso Brizzi non ha puntato il ditino contro qualcuno, l'Argento sì, facendosi anche paladina di un movimento che francamente, insomma, no? Non lo so. Però potrebbe però essere nulla toglie, diciamo, che il giovane Bennett potrebbe essere, diciamo, un ricattatore per assurdo. Quindi, ma lei è ricattata, ha pagato, Lei è ricattata, sì, ha pagato. 380.000 dollari, non poco. Questo non vuol dire che abbia molestato Bennett. Quindi da un certo punto di vista io lascerei, almeno, forse il caso del pubblico ministero, come avete detto voi, di questo, diciamo, processo mediatico, quella che alzava il dito, sollevato lo scandalo, che in qualche modo si vede coinvolta in un contesto simile, io penso che sia il momento di smettere di far girare la ruota in qualche modo. Ma questo non lo dico, diciamo, in funzione della simpatia o antipatia personale che ho per Asia Argento. Dico che il movimento MeToo, cioè quello che è stato scatenato dalle rivelazioni di Asia Argento e di altre donne dello spettacolo, ha portato alla luce comunque una serie di comportamenti prevaricanti del mondo femminile da parte delle controparti maschile, soprattutto quando la controparte maschile è in posizioni di potere. Questo è un aspetto positivo. Però dai, senti Cancellato, guarda, te lo dico con grande rispetto, perché poi ognuno ha le sue opinioni, ma dai, cioè, ma quante donne conosciamo nel nostro mestiere, giornaliste, conduttrici, che hanno rifiutato le avance degli uomini, che non hanno avuto sudditanza psicologica e hanno fatto un percorso professionale egregio senza dover sottostare a tutto questo, ed è la maggioranza delle donne che fanno il nostro mestiere. Ma di che parliamo? Ma le donne che accettano i ricatti, le donne che poi puntano il ditino e passano alla cassa dopo 20 anni, sono quelle che magari non ce l'hanno fatta. Ma diciamole queste cose, Cancellato, perché sennò è la ritorica boldriniana sull'argomento. Non lo so, poi di quello che vuoi. Non sono d'accordo, ovviamente tengo il punto nella direzione diversa. Secondo me dentro il MeToo c'è tutto il contrario di tutto. C'è quello che dite voi, c'è quello... io ho sentito, peraltro, nel senso,
affidato di parlare con diverse persone, diverse donne, diverse ragazze che mi hanno raccontato storie di segno completamente opposto, storie anche di prevaricazione abbastanza seria, e diciamo non banalizzerei tutto il movimento MeToo. No, non l'abbiamo mai fatto, non ci permetteremo mai. A una lettura di questo tipo, c'è sicuramente un tema molto complesso, quello della prevaricazione maschile sulle donne sui luoghi di lavoro. È un tema che riguarda il mondo dello spettacolo, così come riguarda gli uffici, così come riguarda le fabbriche. Io scinderei il caso Asia Argento da questo. Il punto del caso Asia Argento è un punto di accanimento giudiziario. Noi abbiamo avuto persone oggettivamente fatte a pezzi, diciamo, da un accanimento giudiziario che prescinde dal caso MeToo e va in altri contesti. Asia Argento in questo momento non è condannata da niente se non da un tribunale della morale. A mio avviso non capisco perché debba in qualche modo lasciare per punizione, per aver avuto un atteggiamento giacobino in passato il suo posto di lavoro. Ecco. Non ritieni, diciamo, Francesco, che ci sia anche una questione di messaggio che passa, che si sta passando con questa scelta? Io non sono così, un fan delle soluzioni simboliche, dei messaggi simbolici, delle punizioni esemplari. Io ritengo che ogni caso vada giudicato in sé per sé e che la giustizia debba fare il suo corso. Lo dico anche in relazione alla questione delle autostrade e del processo mediatico sul Ponte Morandi, ne avevamo parlato qualche giorno fa. Io non sono convinto che si debba revocare una concessione sulla base di un'onda emotiva. Sì, ma converrai con me che i telespettatori di X-Factor e i genitori che accompagnano i ragazzi di 14, 15, 16 anni a fare i provini, non sapendo ancora la verità, possono ovviamente immaginare o essere in imbarazzo di fronte ad una giudice che viene accusata di cose ancora non constatate. Questo è inevitabile. Sì, non era sostenibile la presenza. Poi, aspettate, mettiamola così: stiamo parlando di un'azienda privata, di un programma che fa quello che le pare, e fanno quello che gli pare. Cioè, se vogliamo porla da un punto di vista delle opinioni, cioè se fossi io al posto di chi, diciamo. Tu avresti fatto diversamente, Francesco. Lo hai chiarito. Il tema, sai qual è? Poi ci salutiamo, ma riprenderemo il tema. È che il parlare solo di chi già di per sé è sotto i riflettori lascia in ombra le decine di migliaia di donne, di ragazze che fanno lavori normalissimi e che veramente soffrono quello a cui facevi riferimento tu. Quindi dovremmo ricordarci molto di più delle persone, delle very normal people, piuttosto che dell'attrice di turno. In questo, francamente, inviterei tutti alla massima prudenza. Francesco Cancellato, grazie della chiacchierata, grazie come sempre. Ci sentiamo presto. Grazie a voi. Ciao.